Presidente, signor Sindaco, noi nei confronti dell'atto amministrativo che teniamo di fronte, per la verità, lo potremo votare tranquillamente, perché è solo un atto tecnico di assestamento, è un atto tecnico di assestamento finanziario. E l'attenzione annunciata dal consigliere Bassano chiaramente è un atto veramente politico e di responsabilità amministrativa. Vedete, che ci sia sofferenza politica e da parte del Partito Democratico nei confronti di questa amministrazione, di quello che abbiamo fatto, di quello che è stato prodotto in questi mesi, ormai se ne parla la stampa cittadina, ne parla il dibattito politico generale. È strano però che questa sofferenza del Partito Democratico, che fa una richiesta essenzialmente di governo, fa una richiesta essenzialmente che nel momento in cui è un partito insieme al partito dell'ABI, insieme ovviamente ai partiti di maggioranza, di noi di Arpino, che sostengono questa amministrazione, che sostengono questo sindaco con massima lealtà. Le cose non le abbiamo mai mandate a dire, le nostre sofferenze, le nostre difficoltà non le abbiamo mai fatto raccontare alla piazza, le abbiamo sempre sostenute nelle sedi opportune. Ed è strano che a oggi un partito come il Partito Democratico lo si vuole tenere fuori alla porta del governo della città. E quindi è chiaro che poi avvengono situazioni che stanno purtroppo sotto gli occhi di tutti. Abbiamo un nostro consigliere che dichiara di diventare gruppo indipendente, autonomo, e questo è il prodotto di questo lavoro, questo è il prodotto di questa sofferenza politica del Partito Democratico. E io credo che il sindaco, il nostro votare atto per atto non significa un atto di sfiducia nei confronti del sindaco, ma vuole significare, vuole essere uno sprono affinché il sindaco tenga in mano la palla e quindi in qualche maniera sia effettivamente centro del dibattito del Consiglio, del dibattito dell'amministrazione e possa sperimentare tutte le strade possibili e immaginabili perché questa amministrazione si possa rilanciare a pieno titolo di tutte le forze politiche che stanno in campo. Questo è quello che sta chiedendo il Partito Democratico, non credo che stia chiedendo qualcosa di, come dire, che sta nella luna, ma sono cose di questo mondo. Dobbiamo rilanciare l'amministrazione Carpora. L'amministrazione Carpora deve essere rilanciata con la centralità del Consiglio e dei partiti che la sostengono, tutti quanti interamente. Quindi mi auguro, mi adopererò che nelle prossime ore tutti quanti noi ci possiamo muovere affinché si possano sperimentare percorsi, strade, affinché questa centralità